Oggi espongo una serie di opere dedicate al primo maggio, i volti più famosi della musica che ha cambiato la storia in Italia, e anche un omaggio speciale a Noel Gallagher, che è appunto l'ospite speciale del primo maggio dell'evento. La particolarità, come tutte le mie opere, è che sono realizzate in materiali di recupero. In questo caso gli oggetti più comuni, quindi anche tappi, penne, bottoni, giocattoli, tutto quello che comunque si conosce e si spreca ogni giorno viene utilizzato per comporre un volto, un ritratto di un personaggio famoso. Sono tutti materiali che hanno una seconda vita, che vengono raccolte nelle spiagge, nei mercatini, appunto magari su internet, acquistati in grossi lotti, però è tutto materiale di recupero, quindi che la gente spreca e che viene recuperato, soprattutto plastica. Un'opera che comunque ho cominciato io con la scritta al centro, primo maggio 2019, realizzata con la mia tecnica, appunto fatta con materiale di recupero, le firme e anche alcuni disegnini dei più importanti artisti appunto che salgono su questo palco. È come se fosse un'opera fatta in collaborazione con tutti gli artisti che partecipano appunto come cantanti al primo maggio. Io è da più di 10 anni appunto che porto avanti questo messaggio. È importante non sprecare soprattutto la plastica, che è un materiale che al giorno d'oggi va a fare grossi danni, quindi bisogna sempre più ridurre il consumo di plastica o comunque trovare un modo per riutilizzarla. Quindi le persone che si avvicinano alle mie opere vedono, oltre all'insieme, quindi questo volto d'insieme, anche i singoli dettagli dell'opera, e riconoscono anche i propri ricordi, oggetti che vengono sprecati a opera d'arte.